Che male. Buongiorno, buongiorno. Cercavo il dottore, ho un mal al dente e temo sia una carie. Oh, ma si accomodi. Oh, grazie. Cici, cioè il dottore, arriva subito. Sì, dica Cici di sbrigarsi, ho un male, ho un male. Buongiorno Cici, ha telefonato qualcuno? No, Cici, oh, dottore. Dottore? Sì, sono il dottore. Sì, dottore, sono io. Sì, sì, sono io il dottore, certo. Dottore, sono qui! Ricordati, Cici, dove eravamo arrivati, mi raccomando. Abbiamo un paziente! Mi dica tutto! Ma non c'è il dottore, quello anziano, sa? Io ero in cura con lui da anni. Ah, non più, mio padre è in pensione da oggi, finalmente. Ha lasciato lo studio. No, perché sai, io mi trovavo proprio bene con lui. Ma non si preoccupi, su, io ho studiato all'estero, cosa vuole? Stia tranquillo che è in ottime mani, non sentirà niente. Giusto, Cicci? Sì, con il dottore non si sente mai niente. Allora, mi dica un po', l'anestesia la facciamo prima, sì. Ma certo, dopo scusi, a che serve? Ma sì, ma non vede che stavo scherzando, su. Mi dica, lei ha dei figli? No, sa, io e mia moglie preferiamo aspettare un po'. Bene, bene, in caso avvertiamo noi la vedova, stia tranquillo. Ma dottore, si tratta solo di una carie, eh? Ma cosa vuol saperne lei? Ho studiato all'estero, no? Sì, no. Vabbè, ma che ne dice di fare una bella radiografia? Ma perché dovrei fare una radiografia? Sto benissimo. Ma non a lei, al dente, dottore! Ma questi sono metodi antiquati, su, si lascia andare. Vediamo un po' che cosa. Cicci, passami il ferro a sinistra. Più a sinistra. Più a sinistra. Che stupido era qui. Sono stata brava. Bravissima. Pensi che è il suo primo giorno. Cioè, incredibile. Adesso apra la bocca e mi dica se sente del dolore. Apra su. Le fa male se tocco qui? Le fa male se tocco qui? Le fa male se tocco qui? Ah! Lo vedi, abbiamo già trovato il dente malato, Ma dottore, il molare in basso destro, bastava chiederlo. Ma cosa vuol saperne lei? Su, io ho studiato all'estero. Sì, a San Marino, va là. Ha detto qualcosa? Dottore, ho male, faccia qualcosa. Senta, lei è religioso? Sì, ma che c'entra? Allora preghi, ma in silenzio. Procediamo adesso con l'estrazione. L'estrazione, dottore? Ma non si può fare qualcosa per salvarlo, questo dente? Capisco com'è carino, lei si è affezionato al dente. Facciamo così, noi adesso gli estraiamo il dentino, se lo appende al collo, facciamo una bella collanina, sì? Ma che collanina, ma che ciondolino, dottore? O mi cura il dente o mi trovo un altro dentista? Sì, lascia andare, su, apra la bocca, su, su. Cicci, tutto bene? Ma lei pensava Cicci, ma anch'io potevo farmi male. Oh, non ci credo, guardi, il dente malato è venuto via. Dottore, ma non sarà mica un problema avere un dente in meno? Dunque, mi faccia pensare, forse sarebbe meglio che le togliessi anche quello dall'altro lato, sa, per simmetria. Ma che simmetria? Ma si può sapere dove ha studiato odontoiatria lei? Odonto che? Io ho studiato le lingue all'estero, cosa vuol sapere? Ma lei è un pazzo, ma cosa viene qui a occupare il posto di suo padre se non ha neanche le competenze? Ma cosa vuole? C'è il macchinario che è seminuovo che fa, lo butto via, cioè. Ma si trovi un lavoro adatto a lei, per cortesia. Ma guardi che io non ho bisogno di lavorare, mio padre mi ha lasciato 20 appartamenti ben affittati. Certo, con le parcelle astronomiche che chiedeva il babbo, Ma chiuda questo posto e la faccia finita una volta per tutte, sì. Ma guarda che pazienza che ci vuole con questi pazienti, Cicci. Beh, lavoro da quante mezz'ora, direi che mi spetta una bella pausa caffè, con tanto di sigaretta, no? Vieni con me, Cicci? Ma certo, Cicci. Dove eravamo arrivati? Non mi ricordo. Vabbè, ricominciamo da capo. Sì.